Fermo la parola grossa, ma sono i dramma qua ragazzi. Ma volete venire su? Sì, adesso ci spostiamo, dipende da voi. Senti, arriva Conte, l'assembramento. Ecco il virus. Qua un attimo. Vai. Eccoci qua, no, se ci spostiamo un po', che sennò finiamo sotto il tram, poco poco, eh. Magari i nostri sposteranno un po'. Allora, eccoci qua, noi. Per quanto ci riguarda, ne sappiamo quanto voi, perché al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, quindi non c'è nessun foglio, nessun sequestro. Quando arriverà il sequestro faremo ricorso nelle sedi opportune, così come si fa. Ci sono a Roma decine di immobili occupati e posti sotto sequestro dove sono ancora dentro le famiglie che non sono stati sgombrati. C'è una lista lunghissima di sgomberi da fare. Con questa operazione, che è un attacco politico, si vuole portare Casa Pound in cima alla lista degli sgomberi da fare, ma non c'è nessuno sgombero in atto e attualmente non è stata neanche notificata nessuna richiesta di sequestro, quindi ne sappiamo più o meno quanto voi. E neanche l'atto di indagine? Neanche la, no, neanche l'indagine di cui si parla, noi non sappiamo niente. Sappiamo soltanto che questa è ovviamente un attacco politico che proviene dalla magistratura di sinistra, proviene dal successore di Palamara alla NM, che è stato Albamonte, poi oggi non è più lui presidente della NM, però diciamo è responsabile e capo di un'area della magistratura politicizzata, quindi qui ovviamente c'è un attacco politico strumentale, non si capisce per quale motivo si dovrebbe ripristinare la legalità a Roma partendo da questo palazzo e non dagli altri 100 che già sono in cima a una lista stilata dalla prefettura, dalla questura, che è stata stilata pochi mesi fa e che a quanto pare dovrebbe essere ancora valida. Nessuno dei palazzi messi in questa lista fino ad oggi è stato sgomberato, quindi sono passati 6 mesi, 7 mesi, nessuno sgombero è stato effettuato, si dovrebbe iniziare da questo. Qualcuno ci dovrebbe spiegare perché, forse perché la Raggi è in campagna elettorale e ha bisogno di recuperare voti a sinistra sul Partito Democratico, quindi ripeto, ne sappiamo quanto ne sapete voi, ci spostiamo poco poco, cioè, con gli atti che ci incombe. Quante persone vivono in questo momento nel palazzo? In questo momento nel palazzo ci sono come sempre più o meno una 60 di persone, fra anziani, bambini, disabili e tutte le persone che da anni vivono ormai qua dentro. Se saranno sgomberate andranno a Ostia? No, se saranno sgombrate non andranno a Ostia, questa è fuori discussione. Per l'occupazione di Ostia, che ripeto non è un'occupazione di Casa Pound, ma è un'occupazione dei cittadini che hanno chiesto in qualche modo un appoggio a Casa Pound per risistemare l'area, è già piena di famiglie, quindi non c'è nessuna possibilità di spostare queste persone da un'altra parte. Dove andranno queste famiglie se sgombrate non lo sappiamo, perché l'ultima volta che una palazzina che difendevamo, che era quella di Via del Colosseo, che è stata sgombrata, le famiglie sono state mandate in campeggio e in un campo nomadi, quindi non so quali strutture ricettive può offrire il Comune di Roma, però nei fatti insomma noi comunque le rifiutiamo, non abbiamo intenzione di ascoltare Virginia Raggi e di ascoltare le sue offerte e quello che vuole, che vuole fare su questo palazzo. In caso di sgombero coatto, avete intenzione di opporre resistenza oppure vi adeguerete allo sgombero coatto? Beh, noi siamo qua da 16 anni mi pare e ovviamente abbiamo intenzione di restare qui ancora, quindi se qualcuno deciderà di fare questo sgombero vedremo che cosa succede poi il giorno dello sgombero. Noi, sapete, non diciamo abbiamo ovviamente intenzione di mantenere l'occupazione e di mantenere il palazzo. Se si vuole trovare una soluzione, questo è un palazzo pubblico, lo si può assegnare tranquillamente alle famiglie che vivono qui dentro. Senta di Stefano, siccome la sindaca Raggi si è detta disponibile a dare assistenza alle famiglie in difficoltà, sì. Per quanto riguarda invece la parte politica di questo palazzo, la sede del vostro movimento, perché non cercate una sede legale come la gran parte dei movimenti? Ma noi abbiamo italiani? 140 di sedi affittate in tutta Italia, quindi non è un problema di affittare una sede legale. Il movimento è nato sulle barricate di questa occupazione. Il movimento è nato sulle barricate di questa occupazione. Questa occupazione è un simbolo. Il palazzo questa era sede però costa all'erario. Non costa all'erario, era stata abbandonata, il calcolo che fa l'erario sul mancato introito calcola come se qui ci fossero stati 18 appartamenti pronti da mettere sul mercato. Qui c'erano 18 uffici sgangherati che chi ha occupato ha rimesso a posto, hanno fatto la manutenzione per 16 anni, tutti questi costi l'erario non li calcola.
Ma in realtà quanto sarebbe costato ricavare 18 appartamenti da questo stabile e metterli sul mercato? Ma poi è un palazzo. Sicuro di più che avere tutti questi. Ma è un palazzo pubblico, ma se vogliono un introito lo affittassero alle famiglie che ci stanno dentro. Qual è il problema? Fanno un affitto calmierato, le famiglie sono ben disposte di pagare un affitto calmierato al demanio per vivere qua dentro. Ci vivono da 16 anni, ci sono nati bambini che sono nati dentro al palazzo, per quale motivo dovrebbero andarsi? Ma lo spazio di Casa Pound qui dentro è la sala conferenze che tanti di voi avrete visitato, perché questo è l'unico punto di aggregazione culturale di questo quartiere allo Sfacelo. Da 16 anni abbiamo organizzato 200 conferenze ospitando tutti, da Paola Concia, a costo della comunità, cioè, però. A costo della comunità. Penso che abbiamo dato un servizio alla comunità, perché in questo quartiere se tu cerchi qualcosa di culturale non troverai niente. Cioè l'unica cosa è venire qui ad ascoltare le conferenze sui più disparati argomenti, invitando gente di destra, di sinistra, di centro, artisti, registi. Tutti abbiamo invitato in 16 anni, quindi pensiamo di aver offerto anche un servizio alla comunità. Però ripeto, se l'erario vuole rientrare, basta che fa un contratto di affitto alle famiglie, le famiglie saranno ben felici di pagare ovviamente un affitto calmierato e non ai prezzi di mercato, perché questo è uno stabile pubblico, quindi di tutti, anche delle famiglie che vivono qui, anche tuo, ma anche delle famiglie che vivono lì. Okay. Oggi sono arrivate su Twitter delle minacce alla sindaca Raggi, con parole molto dure, il libro nero dei camerati a memoria, vabbè, dissociate da questa roba. Mi dispiace, è pieno di matti sui social, ragazzi, però... Dissociate? Ma non è che ci dobbiamo dissociare, perché non siamo associati. Quando voi vi dite di dissociare...